Primo giorno di scuola, tutta la giunta comunale faentina in giro per le scuole del territorio. Il sindaco è alla Media Strocchi in Viale delle Ceramiche. Tutto è a posto, sindaco? Sì, tutto a posto, diciamo di sì, no, veramente un anno complicato, pieno di passione, di gioia, ma anche di ostacoli da saltare, passo dopo passo li stiamo sistemando tutti. È un anno diverso dagli altri, per cui insieme all'assessore Martina Laghi abbiamo deciso di dare un segnale forte, il Presidente del Consiglio Bosi e tutti gli assessori, tutta mattina la dedichiamo a loro, ai ragazzi, al futuro, ai nostri prof, di fatto alle nostre famiglie, i nostri presidi, e incontreremo tutto il mondo scolastico faentino che ha dovuto fare i conti con due grandi questioni. Da un lato partire in sicurezza e in presenza subito quest'anno, quindi un lavoro importante sulle strutture, sulla logistica, i Green Pass, insomma un lavoro importante per trovare le aule giuste, i distanziamenti, il corpo docente, insomma abbiamo una bella squadra in campo, ma questo non basta, perché la seconda grande sfida quest'anno è dover lavorare con dei ragazzi e con delle famiglie che vengono da due anni complicati di scuola a distanza, dell'aumento delle disuguaglianze, delle fragilità. Conosciamo, no, ormai bene, ai noi, cosa ha voluto dire questa pandemia anche dal punto di vista psicologico, psicosociale. Ecco, la scuola quest'anno dovrà affrontare anche questo tema. Abbiamo dei ragazzi che hanno bisogno di una nuova educazione sociale, una nuova educazione di comunità, e sono convinto che la scuola faentina, così forte, così appassionata, così coinvolgente, saprà affrontare anche questo tema nel migliore dei modi. Il ministro ha ribadito anche ieri: nessuna chiusura delle scuole, al massimo qualche classe in quarantena. Speriamo che sia così. Sì, classi in quarantena qualora ci fossero diverse positività. Un anno che nasce ancora con qualche incognita. È superata, mi auguro, e sono fermamente convinto che la didattica a distanza in questa fase non serva al nostro paese e dobbiamo riuscire a superarla. È evidente che quando, nonostante le nostre classi siano state costruite sul metro di distanza, sul massimo della sicurezza, per lo sviluppo pandemico potrà capitare che qualche ragazzo avrà una positività al Covid e quindi dovrà esserci una distanza mirata, circoscritta e più breve possibile. Ecco, le nostre scuole sono assolutamente in sicurezza, come questa Carchidio Strocchi, il numero di ragazzi importante nelle classi perché c'erano meno cattedre per una serie di motivi. Abbiamo ritenuto opportuno come municipalità dare il nostro contributo, cioè dare delle aule più grandi, più spaziosi, nelle quali potessero trovare, diciamo, spazio idoneo le classi molto numerose, e così abbiamo superato un problema delle Strocchi dove le aule invece fisicamente sono più piccole, e questo credo sia molto importante, un segnale di responsabilità. E poi abbiamo introdotto anche delle navette per facilitare il trasporto di questi ragazzi che spesso vivono nel quartiere Borgo, diciamo in adiacenza al Carchidio Strocchi, per facilitare anche questo aspetto. Siamo una comunità educante, ciascuno deve fare il suo pezzo. L'ultima questione riguarda il personale scolastico. È difficile dire il primo giorno di scuola che sia tutto a posto, però c'è la speranza sui numeri e sulla questione Green Pass che sia tutto a posto nel giro di qualche settimana. Sì, sto facendo il giro dei nostri presidi, mi pare che ci siamo, il grosso delle cattedre ovviamente è a posto, è in presenza, è già operativo, ci sono qualche, soprattutto nel sostegno, ancora diversi posti vacanti, però mi auguro, insomma, che nel più breve tempo possibile tutte le caselle vadano al loro posto. Green Pass, sto incontrando il personale ATA, tutti i collaboratori sono molto motivati, convinti di potercela fare anche di fronte a una nuova sfida, nuovi lavori, controlli, però insomma mi pare che anche i genitori devono essere col Green Pass, le regole cambiano in continuazione, serve un po' di pazienza da parte del nostro corpo docente, dei presidi e delle famiglie. Mi pare ci sia buon senso, sapendo che la prima settimana potrà essere un po' più complicata delle altre, ma siamo tutti nella stessa squadra, tutti con cuore e anima dedicati ai nostri ragazzi che devono fare un grande anno scolastico, per cui il nostro pensiero, tutta la nostra competenza e esperienza deve essere dedicata a loro, i protagonisti del nostro futuro.